finisce con una girandola di reti l'ultimo atto della stagione regolare di Vigor Senigalli e San Benedettese, con gli ospiti che si impongono 5-3 sui rossoblù di casa in una gara in cui per entrambe un successo non avrebbe garantito di migliorare la propria posizione in classifica. In un Bianchelli gremito per l'ultima uscita stagionale interna della Vigor, nonostante le poche motivazioni di entrambe, appese infatti ai risultati degli altri campi per determinare le rispettive posizioni finali, la curiosità dei tanti si concentra più su quale sarebbe potuta essere la cornice nel caso in cui il match avesse avuto in ballo qualcosa di importante, più che sui vari cambi degli schieramenti presentati dai due tecnici. Al fischio d'inizio di Guitaldi di Rimini i ritmi appaiono subito piuttosto blandi e dopo le prime tiepide scaramucce il punteggio si sblocca all'11°. La Samp costruisce il vantaggio sull'asse Arrigoni-Paolini che parte in percussione centrale e trova il modo di infilarsi tra le maglie della difesa di casa per indovinare l'angolino che porta la Samp sull'1-0. La Vigor prova ad alzare l'intensità della sua manovra e al 16° agguanta il pareggio su azione iniziata e conclusa da Cheriota, che avvia lo scambio tra Vallello e Pesaresi, che lo serve in area per liberare un chirurgico rasoterra diagonale di sinistro che si insacca nell'angolino opposto via Scioti. Nella fase centrale della prima fazione succede poco, con le due squadre che si affacciano verso i 20 metri avversari senza troppa convinzione, ma a tornare negli spogliatoi in vantaggio è la Vigor capace di ribaltare il risultato al 37° con un'altra iniziativa di Cheriota, che dalla sinistra trova in area Vallello. La guardia di Pagliari è troppo morbida e l'11 di casa ne approfitta per girare alle spalle di Ascioti il pallone che vale il 2-1. Nei minuti restanti succede poco e al ritorno in campo dopo l'intervallo invece la formazione di casa riparte con grande grinta e al terzo si porta sul 3-1 ancora con Cheriota, che dal vertice destro dell'area lascia partire una fiondata che si spegne nell'angolo opposto con Ascioti che non può nulla. La Samp cerca di scuotersi, la Vigor sembra in grado di controllare, ma al 19° Pesaresi, già ammonito poco prima per lo stesso motivo, tocca ancora il pallone con le mani sugli sviluppi di un corner. Guitaldi non esita un istante a sventolare davanti al capitano il secondo giallo che lascia i padroni di casa in 10. Sfruttando la superiorità numerica, la Samp si riversa in avanti e accorcia le distanze al 21° con il tap-in di Barberini, che ben servito da Senigallesi e pochi passi da Roberto non sbaglia. La rete carica i ragazzi di Mancinelli, che agguantano il pareggio al 26° con l'incornata di Martiniello che gira alle spalle di Roberto il bel cross da destra di Chiatante. La Vigor appare appannata e demotivata dalle notizie che arrivano da Roma, mentre la Samp intuisce la possibilità di salire al terzo posto approfittando del momentaneo pari dell'Avezzano a Sora e alla mezz'ora ribalta la sfida con Tomassini, che si avventa sul pallone sporcato da Martiniello ancora su invito da destra e buca di nuovo il portiere di casa firmando il 4-3. Clementi prova a inserire tutti i giocatori offensivi a disposizione per trovare almeno la nuova parità, ma a 4 minuti al 90° Senigallesi piomba in area sul lungo lancio alle retrovie e in caduta trova il modo di colpire la sfera infilando l'angolo opposto di Roberto per il 3-5 finale. Non succede molto altro nelle battute conclusive, ma al triplice fischio la formazione rivierasca prende la notizia del successo dell'Avezzano, che lascia invariate le posizioni in classifica rendendo praticamente inutile la vittoria. 3 punti che non sarebbero serviti neanche alla Vigor, che chiude il campionato con la quarta sconfitta di fila, mai successo nella gestione Clementi, ma il pubblico del Bianchelli tributa un altro applauso ad una squadra che negli ultimi 3 anni ha regalato grandi soddisfazioni al popolo rossoblù. Mister Clementi, una vittoria non sarebbe servita molto, però la Vigor chiude con 4 sconfitte di fila. Sì, penso che il modo peggiore per chiudere non c'è. Oggi credo che per... fino a 20 minuti alla fine, fino a non so quando è stata l'espulsione, siamo stati assolutamente meritevoli di quello che stavamo facendo. E, mi dispiace che siamo... penso che l'espulsione abbia determinato più che un aspetto tattico, abbia determinato un aspetto mentale. Era una squadra che stava vincendo bene, anche abbastanza facile, nel senso che non stavamo subendo grandi cose. E, però da un punto di vista mentale è scattato qualcosa che ha fatto sì che di colpo la Samp ogni volta che veniva verso l'area nostra facesse gol. Io dico sempre che è un gruppo che se anche ho delle vicissitudini extra calcio e arrivo al campo e magari sono di cattivo umore, questo gruppo qua quando lo vedo allenarsi mi mette sempre di buon umore, quindi questo è un gruppo che è un gruppo di ragazzi che mi ha dato talmente tanto che io ovviamente ringrazio, sono sicuro e sono certo che sono più io che devo dire grazie a loro che non il contrario, sono più io che finisco con una,
un upgrade in questo campionato piuttosto che i ragazzi. Diciamo pazza è il termine giusto, perché è successo veramente di tutto, da vantaggio, infortuni, pareggi, poi sotto di 2 gol e poi alla fine una grande prova di carattere, e siamo riusciti a portarla a casa, credo con merito, per l'ultima mezz'ora di gioco, insomma. Un buon viatico per quello che riguarda i playoff. Sì, mancava da veramente troppo tempo e l'abbiamo veramente voluta con tutto noi stessi. Questa è la vittoria della squadra, la vittoria del gruppo, perché è stato un periodo veramente, veramente complicato, e oggi essere sotto dopo 5 minuti, credo, del secondo tempo, 3-1 a Senigallia, è servito veramente, come si dice, buttare il cuore oltre l'ostacolo per andarsi a prendere questa vittoria, che se non altro mentalmente ci può ridare quella, tra virgolette, serenità per andarci a giocare la partita, credo, Avezzano, se no, ho visto i risultati, credo Avezzano, con grande grinta, con grande voglia a questo punto di arrivare fino in fondo.